centro storico di San Marino e il Monte Titano sono classificati dall'UNESCO come Patrimonio Mondiale dell'Umanità secondo criteri culturali. In altre parole, grazie alla bellezza unica di questi luoghi. Dal 25 al 27 aprile 2018 si è tenuta la visita ripetuta della delegazione guidata dal segretario di Stato della Repubblica di San Marino, il ministro del Territorio, l'Ambiente e il Turismo, dottor Augusto Michelotti, nel Centro di Sviluppo Tecnologico Skyway. Buonasera, signor Michelotti. Buonasera. Qual è il motivo della sua visita qua in Bielorussia? Sono venuto a verificare, a vedere un po' come funziona questa apparecchiatura, che è una cosa nuova, moderna. E quindi, essendo nuova, volevamo vedere, no, come andava. Siamo rimasti soddisfatti, ci è piaciuto, ci siamo accorti che la cosa funziona, che la cosa è interessante. E ci interessa soprattutto perché vogliamo creare un sistema di trasporto alternativo alla macchina, alternativo alla gomma, nel nostro paese, e questa ci sembra l'infrastruttura più interessante che abbiamo visto fino adesso. Grazie, e vorrei anche chiedere quali sono i passi seguenti, cosa fate in futuro prossimo, diciamo? In merito a questa iniziativa, a questo, perché siamo qui, no? Perché siamo venuti apposta per fare questa cosa, è proprio quella di creare questa infrastruttura che per noi, secondo me, è fondamentale, importantissima. E poi anche per stabilire un rapporto tale da poter fare in modo che questo progetto prenda le gambe. Perché adesso abbiamo parlato, abbiamo ragionato, ci siamo conosciuti, abbiamo capito che fra il popolo bielorusso e quello sammarinese ci può essere del feeling, ci può essere un'amicizia vera, perché siamo simili come popoli, però se costruiamo qualcosa insieme potremmo consolidare e cementare ancora di più questa amicizia. Tante grazie e auguro tanto successo a noi tutti. Grazie. Anche a voi. Grazie. La delegazione comprendeva come esperto l'ingegnere Giuseppe Vallelonga della società Mobility in Chain, un consulente di Stefano Boeri Architetti. Il grattacielo Bosco Verticale, progettato dalla società e costruito a Milano, nel 2015 è stato nominato il migliore del mondo. Da questo studio il governo di San Marino ha ordinato un progetto di percorso lungo il quale può passare la linea di trasporto Skyway. Io sono un consulente dello studio Boeri, lavoro per una società che si chiama Mobility in Chain e siamo anche consulenti del governo e insieme stiamo sviluppando il piano regolatore. Di San Marino o quello italiano? Il governo di San Marino, con i quali stiamo sviluppando appunto il piano regolatore della Repubblica di San Marino. E certo che c'è un forte legame tra il lavoro dell'architetto Boeri e quello che si sta facendo a San Marino, perché il fil rouge, il filo conduttore, è quello di sviluppare un territorio in maniera sostenibile, privilegiando la componente ambientale, la mobilità sostenibile e la naturalizzazione dei territori. Quindi sicuramente il concept del bosco verticale, che è quello di portare la natura e il verde in città, si sposa appieno con quello che stiamo facendo a San Marino in questo momento. Grazie. Oggi lei ha visitato l'Ecotecnopark Skyway a Marina Gorka, vicino a Minsk. Quali sono le impressioni? Ma siamo rimasti molto impressionati dalla vastità del progetto, dalla fattibilità, dalla serietà che abbiamo riscontrato in questa società. E speriamo che si possano trovare i punti di contatto per fare in modo che questa nuova tecnologia che abbiamo avuto modo di testare, di toccare con mano, di provare, possa effettivamente essere importante anche nel territorio di San Marino. Quindi buone impressioni, si lavora, bisogna lavorare sodo. E allora buon lavoro e tanti auguri. A voi, grazie mille.
Dopo aver preso conoscenza della tecnologia Skyway, gli ospiti hanno espresso l'opinione che la struttura semirigida della linea sia la migliore per le esigenze di San Marino. Il lavoro congiunto delle società String Technologies Company e Stefano Boeri Architetti è già iniziato su questo progetto e presto un gruppo di esperti tecnici Skyway visiterà San Marino per il suo studio sul campo.